Io ho scelto la storia di Anila, ma Anila è una delle tante bambine o bambini che hanno attraversato il deserto da sole, che ha dovuto, ecco, anche nutrirsi di cadavere, una cosa terribile per un essere umano, soprattutto per una bambina. E poi è arrivata in Libia. In Libia è stata violentata, è stata comprata, venduta, incarcerata. Poi ha fatto il primo viaggio verso Lampedusa, un naufragio, e poi ritorna ancora. Poi è arrivata a Lampedusa da me, e quando l'ho vista che era tutta da sola, ovviamente ho capito che era da sola, sporca, arruffata, sembrava un brutto anatroccolo. Quando l'ho portata poi all'ambulatorio, come faccio con tutti i bambini, l'abbiamo lavata, l'abbiamo spidocchiata ed è uscita fuori una stella. Una stella, era una stella, è una stella. E quando gli ho chiesto: ma tu perché sei venuta da sola qua? Perché? Cosa sei venuta a fare da sola? E lei aveva detto: io sono venuta a cercare la mia mamma, ha fatto questo gesto così. E dico: ma la tua mamma dov'è? Perché sai, vorrei aiutarti. E ha detto: mia mamma è in Europa. Ha detto, come se... Dico: ma sai che cos'è l'Europa? Ha detto: Europa. A quel punto certamente mi sono sentito un po', ero un po' scoraggiato. Dico: ma adesso come faccio a trovare la mamma? Beh, dopo tanti tentativi, sono riuscito a trovare la mamma, però poi, dopo che aver trovato la mamma, ho dovuto combattere contro un mostro che è la burocrazia, la burocrazia che non ha pietà, la burocrazia che è disumana. E ho impiegato 6 mesi, ma ho detto pure che sono stato fortunato perché conoscevo delle persone straordinarie che mi hanno aiutato a fare ricongiungere questa bambina con la mamma, e ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, lei ce l'ha fatta, perché grazie a lei ha tirato fuori la mamma da quella situazione incredibile che si trovava, era costretta a fare la prostituta. Siamo riusciti a trovargli una casa, siamo riusciti a fargli avere il permesso di soggiorno, siamo riusciti a ricomporre tutta la famiglia. Il papà, veramente era il compagno della mamma con cui aveva avuto un bambino durante il viaggio, si era innamorata di questo ragazzo che l'aveva aiutata, e poi è nato questo bambino, e quindi si è ricomposta una famiglia. E quindi devo dire che una bambina è venuta a salvare una famiglia intera. L'ha tolto da una situazione incredibile, e lei, devo dire, è stata così forte, così incredibile, da sopportare tutto, da sopportare tutto. Pensate che questa bambina, da quando abbiamo trovato la mamma a quando l'abbiamo fatta ricongiungere, sono passati 6 mesi. In questi 6 mesi ha tentato di tutto. Ha tentato di tutto, è arrivata al punto di pensare anche al suicidio, l'ha fatto più volte, siamo riusciti a salvarla, però poi alla fine ce l'ha fatta, lei ce l'ha fatta, questa bambina. E io dico questo: ma se ce l'ha fatta Nila, perché non ce la devono fare pure gli altri? Si può, è possibile, magari evitare di fargli attraversare tutte quelle sofferenze, tutto quel disagio, tutte quelle cose brutte, quelle violenze, e questo lo possiamo fare, lo si può fare. Quello che io dico attraverso i canali regolari, attraverso i corridoi umanitari, se lo fa la Chiesa Valdese, se lo fa la Caritas, se lo fa la Sant'Egidio, lo fa il Papa, perché non lo può fare l'Europa? Perché? E per questo motivo io sono andato in Europa, ho scelto di entrare in politica dopo 30 anni di avere, diciamo, ecco, fatto il medico a Lampedusa, e a dare tutto quello che potevo a questa gente, accoglierle, curarle. Alla fine poi ho scelto di entrare in politica perché credo che è la politica che deve dare le risposte, è la politica che deve dare, la buona politica, quella vera, quella è in modo particolare l'Europa, perché l'Unione Europea deve dare queste risposte, non può caricare sugli stati membri di primo accordo, di primo accesso, come dice Dublino 3, quello che è ancora in vigore, ma dobbiamo superare questo regolamento, dobbiamo fare in modo che tutti gli Stati membri si prendono carico di questo fenomeno, non del problema, perché non è un problema. Lo hanno fatto diventare un problema, qualcuno ha voluto farlo diventare un problema, quando invece è un'opportunità, è una ricchezza, perché queste persone sono delle persone straordinarie. Non ci dimentichiamo che quando parliamo di migrazione parliamo di persone, perché spesso questo ce lo dimentichiamo. Perché parliamo di clandestini, parliamo di migranti economici, migranti climatici, flussi, ci dimentichiamo che sono delle persone. Sono delle persone. Io da queste persone, ripeto, persone, bambini, donne, uomini, ho avuto tanto, tanto. Mi hanno cambiato la vita, mi hanno dato tanta sofferenza, sicuramente che ho visto la loro sofferenza, ma mi hanno dato anche delle grandi soddisfazioni, delle grandi gioie, e mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato l'umiltà, la gratitudine.
cosa che spesso non trovo in altre persone, quindi io dico sono delle persone speciali e come tali dobbiamo trattarle, persone speciali, persone che non vogliono niente, non chiedono nulla, chiedono solo di sopravvivere, non chiedono niente, non vogliono, vogliono solamente un po' di serenità, vivere una vita dignitosa, perché è giusto, perché è normale, perché tutti siamo cittadini di questo mondo e tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa, e io dico ancora di più, tutti abbiamo il diritto di stabilire dove vivere. Perché noi possiamo muoversi, andare da tutte le parti? Ora stesso io sto venendo da Amsterdam, da Strasburgo, giro come se nulla fosse, e queste persone non lo possono fare. Ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B nel mondo? Beh, se noi ci riteniamo cittadini di serie A solo perché siamo nel benessere, stiamo belli, siamo ricchi, perché siamo ricchi, ma siamo poveri in un'altra cosa però. Ricchi lo dobbiamo dire grazie a loro. Se noi siamo ricchi oggi, abbiamo tutto, dobbiamo grazie a loro, perché noi gli abbiamo tolto tutto a loro. Li abbiamo depredati, derubati, perché sa, il continente africano è il continente più ricco del mondo, dove ci vive la gente più povera del mondo. Ci dobbiamo chiedere perché. Perché siamo noi. E allora abbiamo la responsabilità, il dovere di accogliere, aiutarli. E se vogliamo parlare dal punto di vista egoistico, dobbiamo farlo anche perché ne abbiamo di bisogno di queste persone. Abbiamo di bisogno. E allora io dico, siccome loro possono aiutare noi, noi possiamo aiutare loro. Insieme si può stare, si può vivere, si può crescere. Lo possiamo dimostrare in qualsiasi momento. Lo hanno dimostrato delle persone straordinarie. Per esempio, cito il mio amico Mimmo Lucano, che ha fatto delle cose, ha dimostrato che attraverso diciamo, l'integrazione, attraverso ecco, dedicare un po' di tempo a queste persone, si può rinascere, si può fare rinascere un villaggio, un paese, una città, fare delle buone cose, e lo ha dimostrato. Solo che dava fastidio a qualcuno e allora ecco, bisognava distruggere quel modello. E invece quel modello dovremmo averlo, prenderlo veramente come modello, ma non in Italia, nel mondo, perché si può fare. Lui ci è riuscito, una persona umilissima, Mimmo, ci è riuscito. Perché non può riuscirsi l'Europa ricca, opulenta? Perché no?